Comunque, dopo la No Cacio e Pepe, che ha avuto un successo spaziale, ti lascio qui sopra la ricetta. Questa è la seconda sfida, la seconda regione, quindi andiamo proprio a scardinare uno dei grandi classici della cucina italiana, il pesto alla genovese. Adesso mi ammazzano tutti i genovesi, aiuto. Ciao, bentornati nel canale. Cosa abbiamo qui oggi? Oggi abbiamo qui il mitico basilico, che tra l'altro in qualche vecchia story su Instagram raccontavo il fatto che il basilico non è ufficialmente autoctono dell'Italia, ma arriva dall'Indonesia. Poi è stato, diciamo, è stato trapiantato e qui poi ha attecchito bene, in Liguria in particolare ha attecchito molto bene, e adesso l'abbiamo italianizzato ed è un nostro vanto nel mondo, insieme al pomodoro, che anche lui non è italiano ma arriva dal Sud America. E con questi due ingredienti ci abbiamo fatto una pizza, ok? Pomodoro e il basilico sopra, riconosciuti in tutto il mondo anche se i prodotti non sono nostri. Questa è la grandissima capacità degli italiani di manipolare gli alimenti e renderli superlativi. Oggi vediamo un pesto ligure in una versione totalmente diversa. Perché? Perché non utilizziamo naturalmente il formaggio che ci va all'interno, ma mettiamo anche molto meno olio di quello che ci andrebbe ufficialmente. La base è fatta con gli anacardi, che sono la parte grassa, una parte fibrosa che dà una bellissima struttura e anche una setosità al nostro pesto. Ma la particolarità qual è? Che non andiamo ad aggiungere olio extravergine o olio di semi all'interno di questo pesto, bensì, eresia delle eresie, ci aggiungiamo il latte di soia. Questo perché vorrei provare a rendere un po' più leggero il pesto. In questo caso, togliendo una parte solamente oleosa, quindi l'olio, aggiungo semplicemente una parte che è sì grassa, ma non è solo grasso, è anche liquido. Naturalmente il tempo di vita di questo pesto è decisamente inferiore. Il pesto sarebbe meglio farlo poco alla volta, ma super top. Quindi adesso vediamo come farlo super top. Cosa super importantissima da fare: o hai una crema di anacardi già pronta, oppure la facciamo al momento. Che cosa faccio però? Vado a congelarmi gli anacardi perché non voglio che si scaldino troppo, ok? 100 g di anacardi, 200 g di latte di soia, 10 g di lievito alimentare in scaglie, quello disattivato, aglio secco 1 g e un bel mazzettino di foglie di basilico, ma quelle piccoline che sono super aromatiche, non quelle foglione gigante. Mi raccomando, questo fa tutta la differenza nel mondo. E poi se vogliamo aggiungiamo anche un pizzico di sale. Partiamo. Intanto inizio a mettere nel frullatore, metto già i miei anacardi congelati e anche tutto il corpo macchina è stato messo in congelatore anche lui, per mantenere tutto più freddo. Aggiungo il latte di soia, quindi 200 grammi, e inizio ad andare a frullare. Faccio partire. Ora all'interno ho aggiunto ancora il lievito in scaglie e l'aglio e vado a farlo frullare. Andiamo ad aprire, vediamo. Ok, è ancora freddo, molto bene. Intanto mi spulcio il mio basilico. Vado a mettere naturalmente all'interno solo le foglie più verdi e quelle assolutamente perfette, perché se metto delle foglie che sono un po' brutte farò andare a male il pesto più velocemente, mentre così io lo voglio mantenere super verde e brillante. Questo basilico qua per fare sto pesto è una roba wow, cioè ha un profumo, lo senti? Senti anche tu il profumo? Annusa? Annusa? Prova a sentire? Ma la vera domanda è: perché non ho messo i pinoli all'interno di questo pesto? Si possono tranquillamente mettere i pinoli. Diciamo che l'anacardo e il pinolo hanno una consistenza entrambi burrosa che si assomiglia tantissimo. Io direi quasi quasi sono uguali, a parte il gusto che naturalmente è diverso, ma la sensazione in bocca della parte grassa è la medesima. Quindi semplicemente andiamo a sostituire l'uno con l'altro. Se vuoi metterci i pinoli, mettici i pinoli. Ora vado ad aggiungere le foglie del basilico, che sono circa 30 grammi. Ok, possiamo anche metterne di più, non c'è problema. Possiamo metterne anche 40, 50, magari meno no. Vado a chiudere e vado a frullare. Cioè, guardiamo che setosità. Mamma mia.
Che spettacolo. Butto giù la pasta. Faccio cuocere, poi vado a condire. www.consigliicucinavegan.com. Iscriviti lì, lascia la mail, ricevi un regalo e rimani connesso su tutti i video consigli che sto organizzando. Ottimo. Allora, passati i nostri 10 minuti, la pasta è cotta. Naturalmente non potevo usare le trofie perché sennò proprio il genovese mi si incazzava proprio. Invece gliela faccio diversa e non può dirmi niente. Tra l'altro pure integrale. Ok. Allora, la cosa che vediamo adesso di questo pesto, per esempio, è che più starà lì e più l'anacardo si gonfierà e diventerà denso. Va benissimo così, non è un problema. Ora, spengo e vado ad aggiungere il mio pesto. Vado a girare e adesso si formerà veramente una cremina super setosa, perché l'amido poi viene inglobato. Allora, il profumo che viene su è una cosa veramente spaziale, eh? Poi se vogliamo metterci l'olio extravergine d'oliva va benissimo, eh? Questa era veramente una, era proprio per fare una versione nuova, un concetto un po' diverso veramente di quello che è un piatto ormai della tradizione. Oh, faccio un controllo qualità. Mamma mia, che spettacolo. Mi metto ancora una cucchiaiata perché lo voglio bello, bello denso. Diciamo che questa dose ci si condisce tra le 4 e le 6 porzioni, un po' dipende da quanto uno è generoso nella porzione. Andiamo a impiattare. Il nostro pesto alla genovese 2.0, quindi con anacardi e con il latte di soia, veramente una veste super alternativa. Che bomba! Super soddisfatto. Se sei vegano, iscriviti a questo canale. Se sei allergico ai latticini, iscriviti a questo canale. Se mangi carne abitualmente, iscriviti a questo canale. Insomma, iscriviti a questo canale e ti aspetto alla prossima video ricetta. Ciao!